con
cinque relazioni. Iniziamo con un doveroso inquadramento storico per capire dove siamo posizionati oggi, con Carlo Spagnolo, e poi affronteremo alcune tematiche, alcuni focus su tutte le questioni, insomma, che ho elencato molto velocemente con Nicola Coniglio, Antonia Carfarelli, Gianfranco Chiesti, che ci raggiungerà a brevissimo, per chiudere poi con Berlinazzi. A tutti loro e a voi va il mio ringraziamento e il ringraziamento della Fondazione di Mani e tutti gli organizzatori. Italia e Europa in contesto internazionale verso le elezioni europee del 2019. La prima relazione è ripensare la guerra fredda dopo 1989, che Europa-America è il problema dell'integrazione. Grazie per l'invito, grazie anche per la fiducia per affidare un tema così ampio, tanto che mi sono interrogato un po' su come impostare una relazione introduttiva su una vicenda così ampia come il rapporto tra Europa e Stati Uniti dal 45 a oggi. Dando per scontato che è un tempo ridotto di esposizione, cercherò di stare entro un quarto d'ora, 20 minuti. È ovvio che ho dovuto fare delle scelte anche drastiche, di cui vi prego di scusarmi. La mia relazione, quindi, porta delle riflessioni generali. Cercherò di non essere puntuale, specifico, magari poi alcune questioni potranno essere affrontate meglio dalle altre relazioni, sapendo il programma io mi sono astenuto da intervenire sui capitoli recenti, ho cercato di dare un inquadramento di un po' meglio di quello che vedo alla situazione odierna. Incominciamo. La fine della guerra fredda coincide, grosso modo, con l'avvio della cosiddetta globalizzazione. È attorno a questi due nodi che si può imbastire un ragionamento, evidentemente sommario, sulla condizione odierna dell'Unione Europea e sul contesto in cui si delineano già ora gli schieramenti delle prossime elezioni europee, che si annunciano come un tornante per il futuro dell'Unione Europea. Perché attorno a questo nodo negli anni 80, nel video, si sono separati per motivi di parte che si deve delineare i rapporti di governo politico da quelli di governo economico. Politica e economia si sono separati all'incirca negli anni 80 e hanno avviato un percorso di globalizzazione che ha mostra nuove sfere di tensione e di conflitto. Data l'ampiezza del tema che mi è stato affidato, proverò a porre delle questioni per punti schematici. Tre punti. Il primo sarà le implicazioni della fine di questa festa per i paesi membri delle comunità europee e per l'assetto dei rapporti tra Europa e America. Il secondo riguarda le ragioni di fondo di una fase conflittuale tra Stati Uniti e paesi europei che si delinea già dagli anni 70-80 e da molto tempo. Terzo punto, qualche considerazione elementare sull'alternativa che si è aperta tra mantenimento dell'euro e delle politiche di austerità rispetto all'altra ipotesi che riguarda l'approfondimento della unione politica. Primo punto. Parto da una considerazione
di lungo periodo. L'assetto internazionale odierno, grosso modo, è ancora quello uscito sul piano istituzionale, quello uscito dalla Seconda Guerra Mondiale, e precisatosi nel corso della guerra fredda. Tuttavia, quell'ordine internazionale che faceva perno le Nazioni Unite e sugli istituti finanziari di Bretton Woods è entrato in vibrazione col passaggio da un assetto bipolare a un latente multipolarismo. Quest'ultimo crea difficoltà sia nell'assetto finanziario che nell'ambito della sicurezza. Se assumiamo le categorie proposte da Fernando Rodel e riprese da Wallerstein, il sistema mondo odierno vede una simmetria tra un assetto istituzionale, simile alla Seconda Guerra Mondiale, e l'affermazione di noi protagonisti, estranei a quella tradizione, o almeno difficilmente inseribili in essa. La risposta statunitense alle sfide del post-bipolarismo è stata tutt'altro che univoca. Ha conosciuto orientamenti diversi e tuttavia potrebbe essere sintetizzata con il termine unilateralismo, volta a volta modificatosi in senso cooperativo o muscolare, ma nell'insieme focalizzato sui punti di forza del loro sistema statuale, ossia il rilancio globale delle politiche di sicurezza, la definizione della sfera militare come tema terreno diciamo, più consistente su cui basare la potenza americana, dato che da sola essa oggi spende all'incirca il triplo di tutti gli stati dell'Unione Europea messi insieme per la difesa. Si tratta di oltre circa l'8% del PIL statunitense contro un 2-3% del PIL dell'Unione Europea. Nonostante le numerose incertezze, a partire dall'11 settembre 2001, la dottrina Bush della cosiddetta guerra preventiva si è consolidata come asse portante che orienta la politica americana. Anche se il presidente Obama l'ha modificata, includendo i problemi dell'ecologia tra le sfide della sicurezza americana, Trump ha poi provveduto a rimuovere queste posizioni di Obama, riportando la dottrina Bush, annunciata nel settembre 2002, alla origine, originaria formulazione di una dottrina essenzialmente di sicurezza. La guerra preventiva si associa allora all'idea di un ambiente mondiale ostile, a un rischio permanente per la sicurezza americana che si collega alla ripresa di una tradizione evangelica e alla idea di un'esportazione della democrazia come forma di emancipazione dei popoli sottoposti alla dittatura. Soprattutto la dottrina Bush affida agli Stati Uniti il ruolo di poliziotti del mondo, una sorta di nuova proposta di Santa Alleanza, che non vede però più una chiara triade, un assetto diciamo, paritario tra grandi potenze come nel 1815, ma un ruolo fondamentale appunto da parte degli Stati Uniti. Si era un po' rovesciato così l'approccio che Roosevelt con New Deal dei patti del 45 aveva offerto fin dalla Carta Atlantica per sostenere un ordine diverso, per certi versi neoliberista e conservatore. I membri dell'Unione Europea si sono divisi attorno a quella proposta, noi sappiamo. Francia e Germania hanno fatto fronte comune contro la guerra in Iraq, il che indica in sostanza la loro preferenza, la loro tendenziale difesa dell'ordine post-bellico del 1945. Tuttavia, essi cioè, non sono stati portatori di proposte alternative, piuttosto si affannano a mediazioni che vorrebbero salvaguardare un asse atlantico che sembra invece tramontato. In conclusione, si vede una tensione tra l'unilateralismo securitario, proposto come termine di un assetto globale da parte americana,
e il multilateralismo cooperativo, difeso tuttora dai principali paesi dell'Unione Europea. Tuttavia è evidente che dentro l'Unione Europea stessa si è aperta da qualche tempo una partita attorno a questa linea politica, cioè c'è una parte dei paesi dell'Unione Europea che in qualche modo è affine alla visione dell'unilateralismo americano. E quindi l'esito di questa partita non è scontato. Passo ora al secondo punto. Le tensioni tra Stati Uniti e l'Europa occidentale non emergono oggi, sono sempre state presenti, ma assumono forme inedite che un'ampia letteratura ha cercato di schematizzare a più riprese. Kogan, ad esempio, ha parlato di un'Europa che viene da Venere, mentre gli Stati Uniti verrebbero da Marte, mentre altri studiosi come Stefano Arrighi o Sidney Pollard hanno intraveduto sin dagli anni '80 un declino della potenza statunitense. In proposito è importante intendere cosa si possa definire come declino, perché in termini assoluti esso non pare visibile e si potrebbe dire anzi inesistente. Gli Stati Uniti hanno tassi di crescita ancora robusti, sul 2-3% annuo, nettamente superiori a quelli della media. Sul piano militare, si è già detto, sono ancora una forza preponderante e su quello di innovazione tecnologica continuano a produrre rilevanti stimoli all'economia mondiale. Tuttavia, e qui credo che si possa forse su questo aspetto parlare di declino, mostrano segni di affanno, non fosse altro che per ragioni demografiche, cioè rispetto alla esplosione della popolazione mondiale, di cui sappiamo che sono passati ormai 7 miliardi, e in cui Stati Uniti e l'Europa occidentale insieme oramai pesano per una frazione poco rilevante, diciamo così, rispetto al tempo. Diciamo che all'incirca negli anni 50, quanto meno il blocco occidentale pesava all'incirca per metà della popolazione mondiale, oggi pesiamo, non so, un sesto. Quindi questo è naturalmente un dato, diciamo, obiettivo che è al di là del controllo politico diretto. Oltre a questo segno di affanno, di declino, direi che più rilevante forse è la questione della funzione di potenza egemone, ossia riconosciuta tale, perché la risposta americana alla fine della guerra fredda è stata piuttosto difensiva che propositiva sul piano della politica culturale. È emersa una visione dicotomica, quella di Huntington, è una mancanza di interesse e di capacità a integrare davvero nel sistema occidentale i nuovi paesi europei. Forse c'è una certa, come dire, un certo realismo in questo pessimismo, c'è qualche motivo anche fondato, diciamo così, nella difficoltà di integrare questi paesi dentro il sistema di valori occidentali. Tuttavia, credo che il declino stia in gran parte nella percepita difficoltà americana a riconoscere dei limiti al proprio modello di sviluppo e alla difficoltà di universalizzarlo. La difficoltà del mondo odierno, insomma, sta in questa caduta di egemonia valoriale che gli Stati Uniti hanno saputo esercitare all'indomani del 45, ma che sembrano oggi non solo non saper riproporre o rinnovare, ma sembrano soprattutto non percepire la caduta della loro forza propositiva. E quindi il problema, a mio avviso, sta molto nella difficoltà da parte degli Stati Uniti di intuire le difficoltà che per gli altri paesi rappresenta adeguarsi a. La ragione della difficoltà dell'integrazione europea, passo al terzo punto, la ragione della difficoltà dell'integrazione europea sta molto in questa assenza di elaborazione delle linee della guerra fredda, che è stata diversa per l'Europa e per gli Stati Uniti. Per la prima, la memoria collettiva è diventata la lotta al totalitarismo e non la costruzione di una democrazia antifascista e inclusiva.
per i secondi, per gli Stati Uniti, essa è diventata la vittoria del modello americano su scala globale. Due visioni, entrambe altrettanto parziali, che non hanno dato spazio al pluralismo, che mi pare invece sia stata la principale cifra del successo dell'esperienza europea alimentata dalla guerra fredda. Il conflitto in Europa è stato infatti non soltanto un conflitto strategico e bipolare, ma un conflitto politico interno e ha diventato in Occidente una seria lotta democratica in cui il conflitto era riconosciuto. La fretta con cui si è voluto archiviare il capitolo della guerra fredda in alcuni paesi, a partire dall'Italia, è un sintomo preoccupante della difficoltà a misurarsi col quadro, anzi nel quadro dell'organizzazione, con il concetto stesso di conflitto politico. Tale è anche un problema con cui si misura oggi l'Unione Europea. Essa affronta in termini economici, il più possibile da politici, questioni che non si possono affrontare se non politicamente. Tra questi criteri, la prospettiva di un'Europa, cioè questi aspetti critici, la prospettiva di un'Europa a due velocità, forse già ci attende nel 2019. Eppure questa questione dell'Europa a due velocità non può essere rubricata in termini puramente, diciamo, neri. La depoliticizzazione dei conflitti dentro l'Unione Europea è stata la risposta alla eterogeneità di questi specie dopo l'allargamento a est. Ne consegue quello che altrove mi è capitato di definire una politica neutra a livello confederale. Se quella linea è nata per evitare rischi di deflagrazione tra paesi con tradizioni e livelli di sviluppo eterogenei, si è visto, si sta vedendo con la Brexit, che siamo giunti ad un punto di svolta e che l'assenza di voice, come definiva genera ex. Le elezioni parlamentari si annunciano quindi con un possibile positivo passaggio per la ripoliticizzazione dell'Unione Europea. Rimossa a lungo, la questione del conflitto si sta riaffacciando in forme spurie. Tuttavia, non è irrilevante che queste siano appunto forme spurie e conflittuali, poco gestibili e mal gestibili. Sebbene molto del dibattito elettorale si concentrerà su temi di immediato impatto psicologico, come l'immigrazione e le politiche di bilancio, sullo sfondo si intravede la prospettiva di un'Europa a due velocità, che potrebbe precludere a breve ad un passaggio politico più vasto tra i paesi dell'Europa dell'area euro, quelli più stabili, e una spaccatura con i paesi mediterranei. L'integrazione si configura nelle condizioni definite da Maastricht in poi in modo profondamente diverso dall'integrazione prevista durante la guerra fredda. Nonostante il frequente richiamo ai padri fondatori da parte delle istituzioni europee, esiste una evidente torsione, una differenza netta tra l'Europa del piano Schuman e l'Europa di Maastricht. La differenza principale sta nella differente filosofia tra i due modelli di integrazione. Nel famoso discorso di Schuman del maggio 1950 si parlava di integrazione a livello più alto, ossia portando i livelli salariali e le condizioni di vita dei paesi membri tutti a livello di quello più elevato. Quell'approccio è stato abbandonato in nome di una visione competitiva non più tra imprese ma tra sistemi paesi. Qui c'è un nodo politico difficilmente solubile che certo sarà accuratamente eluso dalla prossima campagna elettorale. La guerra fredda ha nutrito politiche economiche di crescita, tanto quanto il capitalismo fordista ha a sua volta contribuito a sostenere il conflitto ideologico tra
partire dagli anni Ottanta, il percorso di integrazione europea, mentre si incamminava sulla linea della globalizzazione, ha segnato una via di mercato unico in cui è stata scontata la priorità dell'adeguamento ai livelli del mercato mondiale. Tale linea, che inverte il trend su cui si fondava la crescita da quanto detto in poi, sta aprendo un'Unione Europea allargata una volta attorno alla questione della stabilità finanziaria e monetaria. L'Italia appare disallineata in questa situazione, in quanto non è né un paese povero né un paese stabile. E ancora oggi i suoi divari interni suggerirebbero l'adozione di strumenti di intervento pubblico arduamente adottati durante la guerra fredda e giustificati allora dalla lotta al comunismo, che oggi però non sono più leciti a causa del diritto e del diritto di Stato. Grazie. Per introdurre la seconda relazione, cito semplicemente due date, 23 giugno 2016, quando il 51,89% dei cittadini britannici decide per referendum detto del restare o lasciare, decide appunto lasciare l'Europa, e l'altra data poi successiva è il 20 gennaio 2017, quando appunto gli Stati Uniti, i cittadini degli Stati Uniti eleggono Donald Trump presidente degli Stati Uniti. Disintegrazione dei mercati, una riflessione sul Brexit, guerre commerciali e bioprotezionismo. Nicola Cordino. Buon pomeriggio, ringrazio anch'io per questo invito a questa interessante iniziativa. Il tema che vorrei affrontare è un tema molto interessante ma complicato dalla sua evoluzione tumultuosa, quasi da romanzo a puntate di altri tempi. Due eventi di cui vorrei brevemente parlare, la Brexit e le guerre commerciali, iniziano nel 2016, un anno che potremmo definire un anno orribile per l'integrazione globale, la prima valanga, come ricordato qualche istante fa, il 23 giugno, del referendum sulla Brexit, che sfida quasi un po' le leggi della probabilità e fa andare in bobina i bookmakers inglesi sulle probabilità di uscita. È rafforzato dalla seconda valanga l'8 novembre, appunto quando Donald Trump viene eletto presidente degli Stati Uniti. È un'epoca di neoprotezionismo, sicuramente, un po' riprendo le parole del collega Carlo Spagnolo, è un punto di svolta molto, molto importante, potenzialmente molto rischioso. E poi mi sono sforzato di cercare qualche segnale anche di speranza da questo punto di svolta. Come sempre, i punti di svolta portano a una riflessione sull'architettura istituzionale, una possibilità di rivedere le cose che non vanno. Per alcuni versi, quello che succede a giugno del 2016 completa un lungo ciclo politico, che parte da David Ricardo, uno dei padri dell'economia, che 203 anni fa, credo, come rappresentante del Parlamento europeo cerca di convincere i suoi colleghi di difendere il libero scambio dalle corn laws. Come spesso succede agli economisti, nessuno l'ascolta e sappiamo quello che succede. Ma questo ciclo politico diventa un ciclo in cui questo paese è davvero diventato un campione di integrazione globale. Ciclo che simbolicamente si chiude con Theresa May e ci ritroviamo di nuovo, l'orologio della storia ritorna alla lancetta iniziale. No? Il risultato è che il 51,9% dei cittadini risponde sì al referendum sulla Brexit. Per alcuni versi è una rivoluzione inconsapevole, una rivoluzione che, aspetto molto problematico, è informata da un dibattito scarso prima del referendum e
di scarsissima qualità, soprattutto sulle reali opzioni, no, successive alla Brexit, diciamo, di cui continua molto a discutere. Volendo semplificare, diciamo, in modo brutale, il perché della Brexit è fondato su due elementi, diciamo, la sovranità, argomenti di sovranità e di efficienza, diciamo, entrambi contaminati, ripeto, da un dibattito poco informato. Volendo semplificare, quali sono le principali motivazioni? No? Una Unione Europea che viene accusata di antidemocraticità, no? Dalle fake news sui regolamenti dell'Unione Europea, sulle banane, fino ad arrivare all'impatto presunto positivo sul sistema sanitario nazionale inglese, in cui appunto, diciamo, i fautori dell'uscita parlavano di questi risparmi mirabolanti sul sistema sanitario inglese. Elemento forse ancora più dirimente è l'accusa all'Unione Europea sulla, diciamo, attribuire all'Unione Europea un'immigrazione fuori controllo. E, diciamo, quindi i due elementi di sovranismo. Il terzo elemento, l'accusa di inefficienza delle istituzioni europee, che ha accompagnato poi il dibattito, diciamo, negli ultimi decenni tra Regno Unito e le istituzioni europee. Vorrei ricordare un po', per, diciamo, segnalare alcuni elementi fondamentali, alcuni numeri e dati fondamentali. No? Il primo, il 29 marzo del 2019, per la precisione alle ore 11, quando ci sarà l'uscita, diciamo, a bocce ferme, se nulla succede, l'uscita, la Brexit si realizza. 1240 euro, ovvero 1100 sterline, il costo annuo stimato dalla Banca d'Inghilterra per ciascun cittadino inglese sulla, diciamo, il costo della Brexit, il costo annuale. Si tratta di una stima, vi farò vedere nella prossima slide, anche una stima che ha, diciamo, un livello di precisione discutibile, ma è un punto di riferimento, se volete. 585 pagine, diciamo, sono le pagine del cosiddetto Withdrawal Agreement, che è stato approvato qualche giorno fa, il 14 novembre. Confesso di non averle lette, di non aver alcuna voglia di leggere. Si tratta tuttavia di un nebuloso compromesso diplomatico che, diciamo, costruisce una cornice in cui può entrare sostanzialmente di tutto. Diciamo, un accordo davvero, diciamo, molto molto vago. Quello che succede il giorno stesso, anzi a distanza di qualche ora, due membri del governo rassegnano le dimissioni, che dà l'idea di quanto sia ancora estremamente complicato il percorso. L'11 dicembre 2018 è la data prevista dell'approvazione del withdrawal agreement nel Parlamento europeo, con appunto il caos interno alla maggioranza sul Parlamento britannico, sì, dopodiché appunto dovrà essere approvato dalle istituzioni europee. Il 31, cioè, quello che di fatto l'unica cosa rilevante che è successa è quella di, no, gli inglesi definirebbero, no, kicking the can, no? Hanno spostato un po' il percorso al 31 dicembre 2020, quindi entro questo periodo il Regno Unito potrà e dovrà negoziare nuovi accordi. No, diciamo, considerando i tempi medi di definizione di accordi commerciali e NATO, diciamo, nel caso dell'accordo con Canada è abbastanza emblematico, diciamo, una sfida quasi impossibile. Un ultimo dato che, diciamo, per me è estremamente rilevante, sono i 499 km di confine tra Irlanda e l'Angola del Nord. Un accordo contenuto in questo withdrawal agreement è la cosiddetta clausola di backstop, no, su cui, diciamo, c'è stata molta discussione, ovvero sostanzialmente un accordo a non introdurre un confine fisico tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Questo, diciamo, è
un accordo che di fatto è il motivo principale per cui c'è stato molto fermento all'interno della maggioranza stessa, perché diciamo, questo accordo determina è una sorta di trilemma impossibile. E vedete, diciamo, il backstop sostanzialmente segna questo, diciamo, l'impossibilità di questo confine fisico, e di fatto, diciamo, quello che questo implica è diciamo, l'impossibilità di ottenere allo stesso tempo una Brexit che significa Brexit, no? Quello che Theresa May ha, diciamo, affermato immediatamente a distanza di pochi giorni dalle elezioni, mantenendo ci sono tre opzioni: o Brexit non significa Brexit, quindi tutto rimane, diciamo, così com'è, con potenziali modelli discussi in questi anni, no, da quello norvegese poco probabile, che significa sostanzialmente uno status quo peggiorativo, nel senso che tutto rimane così, con l'eccezione che diciamo, il Regno Unito accetta le regole europee senza poter contribuire agli segnali, contribuendo al budget europeo e senza la possibilità di modificare sostanzialmente il principio fondamentale di mobilità del lavoro. Un'alternativa è il modello svizzero, no? Che è anche questo poco probabile, quindi, che implica comunque libera mobilità dei lavoratori, implica un contributo al budget europeo. L'opzione che rimane più probabile, ma anche molto complessa, è il modello canadese, quindi diciamo che presuppone un accordo di libero scambio che ad oggi non esiste e diciamo che presuppone anche un negoziato piuttosto lungo. Quindi il confine irlandese è un elemento estremamente importante, perché diciamo, rende plastico e palese l'impossibilità di ottenere una vera Brexit e allo stesso tempo evitare questo confine. La seconda valanga è sono le varie guerre commerciali tra Stati Uniti e varie aree del mondo, tra Stati Uniti e Unione Europea. Qui ho provato un po' semplificando in modo estremo, a segnare un punto di svolta tra un vecchio mondo e in particolare un vecchio mondo pre incontri di Doha, in cui sostanzialmente la riduzione delle barriere è avvenuta utilizzando il modello multilaterale, quindi il WTO è sostanzialmente stato il meccanismo principale di riduzione delle barriere commerciali, di maggiore integrazione delle economie globali. Questo strumento si inceppa perché cambia il mondo, i players, diventa più complicato per i principali player disegnare le regole a propria misura, e quello che si realizza nel post-Doha è un procedere nell'integrazione attraverso accordi di tipo bilaterale o regionale. No, l'accordo tra Obama e la Commissione Europea di TTIP andava in questa direzione, non voler bypassare il complicato processo multilaterale, definire insieme le regole, definire i processi di maggiore integrazione tra le due aree, con l'idea anche di dettare al resto del mondo, un po' una sorta di blueprint sulla tipologia di accordi futuri. Quello che cambia nell'era Trump è sostanzialmente che entrambe queste strade vengono completamente sostituite da quello che qui definito vandalismo negoziale. Non lo chiamo bullismo perché il vandalismo presuppone la distruzione di qualcosa, in particolare il rischio principale che vedo è quello di distruggere e indebolire il processo multilaterale, che ha un forte pregio con tutti i limiti che abbiamo osservato in questi anni, quello di definire delle regole
che si sostituiscono invece alla discrezionalità che questo approccio, diciamo, nuovo ha nel voler dettare le regole, in particolare quello che è successo nelle guerre commerciali con l'Europa, quindi, diciamo, superare, anzi cancellare il TTIP, con la Cina minacciare dazi, con il negoziato in questa volta che, diciamo, ha portato frutti a breve termine per gli Stati Uniti, la rinegoziazione del NAFTA, è quello di minacciare prima di negoziare per imporre, diciamo, un peso asimmetrico. Quindi questo, diciamo, è un grosso rischio, anche un grosso rischio perché, diciamo, rende più debole la capacità delle istituzioni globali di affrontare i fallimenti di mercato a livello globale che, diciamo, invece istituzioni come l'Organizzazione Mondiale del Commercio sono lì a tutelare. Ora, sforzandomi di vedere, diciamo, alcuni aspetti positivi da queste vicende, diciamo, che hanno dei tratti molto, molto dolorosi, il primo è il, diciamo, il valore economico del mercato unico europeo. In entrambe le, diciamo, gli eventi, per la Brexit, no, è evidente l'enorme costo di uscita, no, dal mercato unico, e nelle vicende invece di guerre commerciali con gli Stati Uniti è evidente il peso che l'Unione Europea ha. Non basta confrontare i risultati dei negoziati tra, diciamo, la revisione del NAFTA, dove è evidente la forza contrattuale che gli Stati Uniti hanno avuto, rispetto invece ai negoziati, diciamo, ripresi da poche settimane tra Stati Uniti e Unione Europea, dove, diciamo, il potere contrattuale dell'Unione Europea è più che evidente nel contrastare questo, diciamo, vandalismo negoziale. Secondo elemento estremamente positivo di cui spesso, no, ci dimentichiamo, un po' la vicenda del confine irlandese ci ricorda, diciamo, qual era l'obiettivo principale del processo di integrazione europea, quindi, diciamo, un mercato unico per pace e prosperità, che è un valore che spesso non solo sottostimiamo ma spesso dimentichiamo completamente. Elemento fortemente negativo è, diciamo, invece l'evidenza che, diciamo, ricollegandomi a una espressione che ha usato un collega, no? Diciamo, voice and exit, in realtà, diciamo, non è tanto l'assenza di voice, ma la distorsione della voice che che ha generato queste forme di exit. Questo è l'elemento più preoccupante. Termino con, diciamo, un elemento di speranza che è, diciamo, sostanzialmente il fatto che, diciamo, queste vicende possono in realtà rendere evidente l'impossibilità di coniugare benessere economico e sovranismo. No? Diciamo, questi due obiettivi non sono coniugabili e sono coniugabili solo, diciamo, in questa terra di mezzo che è una terra in cui vivono gli unicorni ma non vivono gli umani. Grazie. Le preoccupazioni degli europei
le relazioni dei due colleghi sono state molto, molto interessanti. Volevo semplicemente un piccolo flash. Qual è stato il significato della Brexit per l'Unione Europea? Ecco, io ho una visione un po' eccentrica, nel senso che credo sia stata una grande vittoria per l'Unione Europea. Perché? Non perché non se ne va, viaggiamo tutti, eccetera, di tristezza. Beh, se ne va uno che ha sempre messo i bastoni tra le ruote nel processo di costruzione dell'Unione Europea, quindi ci siamo liberati, questa è la mia opinione. Ma in secondo luogo è quello che è successo dopo che è rilevante. Cioè, perché hanno affrontato allegramente la Brexit gli inglesi? Perché dicevano, ma poi noi contrattiamo con i polacchi, con gli olandesi, con gli scandinavi, ci aggiustiamo e facciamo una cosa proprio di un cherry picking, prendiamo quello che ci piace, di qui, di là, eccetera, e facciamo un bel pacchetto per uscire con il massimo di vantaggio. Ci sono trovati di fronte 27 che a un giorno ha detto, no, ragazzi, questi sono i punti, e su nessun punto ha avuto qualche spazio la Gran Bretagna. Cioè, questa è stata la più significativa prova di coesione dell'Unione Europea da anni e anni. E questo lo trovo molto interessante. E soprattutto questo, secondo me, ha, come dire, bagnato le ali a tutti quelli più o meno sovranisti che potevano pensare e formuleggiare su ipotesi di questo genere. Ho subito capito che c'è un fronte compatto, chi esce se ne va e non ritorna più, e soprattutto avrà delle conseguenze devastanti. Io sono molto più, insomma, credo che non ci sia più molto da negoziare, rimane un mercato unico dei beni, ovviamente, ma tutto viene deciso esclusivamente dall'Europa e non viene deciso più nulla, e si prende quello che deciderà il Consiglio e il Parlamento. Posso semplicemente... Avevo una cosa che mi premeva, scusa. Ma allora con questo tono bisognerebbe dire che i problemi all'interno del Regno Unito hanno aiutato gli altri, che dimostrano che l'Europa è un riferimento importante per le diversità territoriali. Cioè l'Irlanda, la Scozia, i problemi che all'interno del Regno Unito l'hanno indebolita almeno tanto quanto l'omogeneità degli altri. Che la dimensione territoriale regionale ha bisogno di un'entità europea che faccia più giustizia di queste diversità, chiuso è piuttosto che dei sovranismi nazionali. Veniamo alle opinioni pubbliche europea. Trovo che gli ultimi sondaggi di Eurobarometro siano estremamente interessanti, non soltanto perché ci danno delle chiavi interpretative di come evolve questa opinione pubblica, ma anche perché danno dei dati molto dettagliati, su cui ce n'è una speciale sulla democrazia e i valori, ce n'è un'altra sulla dimensione territoriale. Quindi ho preso un po' da queste diverse inchieste per dare un quadro il più possibile a tutto tondo dell'opinione pubblica. Non sarò molto rassicurante, però credo di essere in linea con Salvemini, che poi non era mai molto rassicurante, ma credeva profondamente nell'utilità di monitorare attentamente i processi democratici, la cultura dell'opinione pubblica, e poi concludeva: devi fare quello che faccio, quel che devo, avvenga quel che può. Ecco, quindi con questo riferimento salveminiano, che condivideva all'epoca delle inchieste, mi sembra di essere legittimata a dire un po' la verità sull'opinione pubblica europea. Dunque, le ultime inchieste ci mostrano, intanto sono qualche motivo di soddisfazione, perché dopo la caduta del periodo della crisi c'è stata una netta ripresa della fiducia nell'Unione Europea e la percezione che far parte dell'Unione Europea sia una buona cosa per il proprio paese. Oggi siamo al 60% dell'opinione pubblica che sostiene una buona cosa per parte dell'Unione, quindi siamo al di sopra dei livelli raggiunti prima della crisi. Quello che però qui attingo all'Eurobarometro così più dettagliato, si vede che c'è una grande varianza. Questo è un fenomeno, mentre prima c'erano differenze relativamente piccole tra i paesi in quanto su
sull'appartenenza all'Unione, sul fatto che fosse una buona, una cattiva cosa, la differenza all'interno del paese è molto aumentata. La percentuale di fiduciosi va da un massimo dell'85%, vabbè, il Lussemburgo, però è vicino all'Olanda, alla Germania, a un minimo del 34% nella Repubblica Ceca. Tra i più fiduciosi ci sono tedeschi, olandesi e irlandesi, e tra i meno fiduciosi, se vedete la grafica mostra quelli più chiari, sono i più tiepidi. Ovviamente c'è il Regno Unito, ma è significativo che l'Italia sia tra i più dubbiosi sul fatto che l'appartenenza sia una buona cosa, siamo al 40%. Altro dato positivo, il sostegno alla moneta unica nell'insieme è aumentato e anche qui si è portato al di sopra dei livelli pre-crisi. Quasi due terzi dei cittadini della zona euro, qui l'aggregato di riferimento della zona euro, ritiene che la moneta unica sia una buona cosa per tutto il paese, e questa percentuale era scesa al di sotto del 50% al momento della crisi. E soprattutto la percentuale dei contrari, degli esplicitamente contrari, è scesa al 25% del minimo storico. E anche il sostegno in generale alla moneta unica è aumentato, come il numero di persone anche all'interno dei paesi è generalmente aumentato, e qui abbiamo un po' una sorpresa, ma ne discutevamo prima con Piero Ignazzi di questo, non troppo incoerente con l'opinione degli italiani sull'appartenenza all'Unione Europea. Il 57% degli italiani sono convinti, forse qualcuno ha guardato questi sondaggi nel cambiare alcune posizioni a proposito dell'euro, e il 57% degli italiani sono convinti che l'euro sia una buona cosa per il proprio paese. Soprattutto c'è una larghissima percezione che il passaggio alla moneta unica sia stata una buona cosa per il progetto europeo. E qui i dati sono abbastanza impressionanti, perché sono tre quarti della popolazione della zona euro che ritiene che la moneta unica sia un fatto di solidità e stabilità per l'Europa, e anche tra gli italiani c'è un 68% di intervistati che dice che l'euro è una buona cosa per l'Europa, una percentuale più alta, quindi di quella che di quanto sia buona per il proprio paese. Quanto ha contato l'evoluzione economica nel determinare queste percezioni, nel cambiare l'evoluzione di queste percezioni? Questo è il grafico del PIL, dove si è mosso il PIL negli anni, negli ultimi 10 anni, anzi un po' di più, dalla crisi in poi. E se vediamo l'evoluzione di Europa dell'opinione pubblica, è molto riflessa da questo, dall'andamento della crescita. Quindi man mano che nei momenti di crisi c'è stata una forte caduta di fiducia nel progetto europeo e nella moneta unica, poi c'è stata una vera ripresa, poi di nuovo una grossa caduta nel momento della crisi del debito sovrano 2011-2012, e poi si è andata crescendo in questi ultimi anni, che sono indubbiamente sono stati anni di ripresa e di relativa stabilità. Qui ci sono due grafici, ora non è il migliore, quello di destra volevo trovare quello di più anni, questo invece è quello della Commissione che riguarda le previsioni per il 2019, ma in realtà se vedessimo poi quello a medio periodo ci sarebbe una quasi sovrapposizione tra l'andamento della fiducia, i paesi che si fidano del progetto, che sono fiduciosi del progetto europeo, e la performance di crescita dei paesi, cioè una quasi sovrapposizione. Purtroppo non ho trovato quello di medio periodo, ho preso l'ultimo, ma già questo mostra quanto ci sia di similitudine tra la performance di crescita e la fiducia nel progetto europeo. Quindi sicuramente l'andamento dell'economia nel breve periodo, nel breve medio periodo, spiega moltissimo gli spostamenti dell'opinione pubblica e l'attitudine verso la costruzione europea e la moneta unica. Allora, è interessante a questo punto dire dove siamo con l'economia, prima ci andiamo verso le elezioni europee, è un momento di economico un po'
che gli economisti fanno fatica a decifrare, ci sono segni di rallentamento, ma ci sono anche inquietudini di più vasta portata. Allora, intanto diciamo che il 2018 è stato il quinto anno di crescita consecutiva per l'economia europea, sono stati creati 12 milioni di posti di lavoro, il tasso di disoccupazione è sceso al 6,8%, quindi a livello pre-crisi. Gli investimenti, che non sono stata una componente particolarmente dinamica di questa congiuntura economica, comunque sono cresciuti del 6%. Il volume complessivo del debito pubblico nella media europea è diminuito del 7% e ben 10 paesi sono rientrati da quella procedura per deficit eccessivo che ora viene aggiornata per l'Italia, proprio sono 10 paesi che ne sono usciti, quindi un risultato considerevole. Per la prima volta nel 2018 si è registrata una diminuzione del numero di persone a rischio di povertà in Europa, questo non avveniva appunto dal 2008. Se non che all'interno di questo quadro colpiscono i divari, cioè quello che è l'eredità della crisi, andamenti divergenti, lo shock asimmetrico, come lo chiamano gli economisti, ha continuato a lasciare uno strascico importante. I divari di crescita rimangono importanti. Le ultime previsioni della Commissione indicano nel 2018 una crescita del 2,1% sia per la zona euro che per l'Unione a 28, mentre c'è ancora il Regno Unito dentro, ma cambia poco. Però questa crescita del 2% riflette andamenti estremamente diseguali. L'Irlanda cresce al 7,5%. Ci sono i paesi dell'est Europa che crescono a tassi intorno al 4%, alcuni poco di sotto, altri poco di sopra, ma questo è l'ordine di grandezza. Poi ci sono i paesi del sud più colpiti dalla crisi, Grecia, Portogallo, Spagna, l'Italia è l'eccezione, che recuperano con tassi di crescita intorno al 2%, la Spagna è un po' più dinamica, ma questo per la Grecia e il Portogallo va a viaggiare intorno al 2%. Poi c'è una grande fatica dei grandi paesi, compresa la Germania, sorpresa. Francia e Germania crescono al 1,7, la Gran Bretagna per ragioni sue cresce al 1,3, l'Italia per ragioni nostre cresce al 1%. Estrapolati sul periodo, o meglio periodo, queste sono differenze enormi, anche perché è una divergenza che dura ormai da parecchi anni, quindi cambia reddito relativo anche in termini di reddito pro capite. Queste divergenze sono ancora più impressionanti se si scompongono a livello di regioni. Qui non c'è ancora l'ultimo rapporto di coesione, quindi ho preso questa immagine da Eurobarometro che chiede alle regionali, perché il Parlamento era fortemente, il Comitato delle Regioni avevano fortemente richiesto all'Eurobarometro di fare delle rilevazioni regionali. Sono impegnative e meno frequenti, ma ci sono e sono molto interessanti. E qui si vede che i divari a livello dentro il paese sono persino più profondi di quelli che ci sono tra paesi. E le aree chiare, non so quanto si veda bene, appunto, sono quelli che le aree chiare sono quelle che sono più deboli, cioè le popolazioni che dicono che la loro condizione, che vedono la condizione economica non è buona, quelli che dicono che è buona sono meno del 50%, e vedete chiaramente la localizzazione delle regioni più dinamiche dove c'è un grado di soddisfazione più elevato. E anche qui, dunque, il sostegno sostegno dell'Unione Europea e il sostegno e la percezione delle prospettive economiche sono ampiamente sovrapponibili. Che cosa si prospetta per i prossimi mesi? Tanto crescita e rallentamento. Per l'Italia abbiamo un tragico trimestre,
semestre con un segno negativo nell'ultimo trimestre, visto che rilasciato i dati. Le previsioni sono caute, come sempre le previsioni hanno una grande componente di inerzia. Si prevede per il 19 un rallentamento dell'1,9 e per il 20 dell'1,7, quindi comunque le previsioni prevedono un rallentamento della crescita. Ma se guardate gli avvertimenti della Commissione, dicono tutti che c'è il rischio di previsione che è al ribasso, perché ci sono una serie di fattori di incertezza interni ed esterni all'Europa che potrebbero peggiorare il quadro presentato. Quali sono i fattori di incertezza esterni? Vabbè, ne abbiamo parlato ovviamente. Le tensioni commerciali internazionali e il rallentamento degli scambi, che è già visibile nelle statistiche. Il deterioramento delle prospettive di crescita dei paesi emergenti, anche a seguito appunto del rallentamento degli scambi. L'aumento dei tassi di interesse internazionali dovuti alla restrizione monetaria negli Stati Uniti e meno così in Europa, però anche qui ci sarà, come vedremo tra fattori interni, una limitazione del rilassamento monetario, e c'è già ora una cresciuta volatilità nei mercati finanziari. Poi ci sono i fattori di debolezza interni, che sono l'impatto della Brexit, che è già visibile, però appunto ancora presenta alcune incognite, e quello che dicevo, il graduale rientro dello stimolo monetario della BCE e queste persistenti divergenze di crescita e di produttività che abbiamo rilevato tra i paesi e nei paesi. Infine, gli squilibri fiscali, che sono più consistenti in alcuni paesi, in Italia è uno di questi, ma non è l'unica, e chiaramente una fatica, un arresto, una sorta di inversione di tendenza nel perseguire quei modelli di crescita della produttività, delle riforme strutturali, per cui che può in un certo senso creare, che può in vario modo creare ulteriori ostacoli alla crescita. Ultimo, ho 5 minuti, 3, quanti minuti mi restano? Non ho controllato il tempo. 5. Va bene. Allora, questo è il quadro economico e le opinioni pubbliche, come evolve, che cosa è più sensibile. Ce ne sono, ovviamente non c'è una sovrapposizione a carta carbone, ci sono tanti altri fattori, migrazione, cioè, che influenzano, però decisamente i movimenti di breve periodo sembrano fortemente condizionati dalla dimensione economica, dalla percezione della prospettiva occupazionale. Tutto questo, se poi si va a vedere l'analisi sociodemografica dei rispondenti, si vede quanto sia legata alla percezione della propria situazione economica e della situazione economica generale. Quest'ultimo capitolo invece cerca di complementare questa presentazione dell'opinione pubblica con le percezioni riguardo al processo elettorale. È un eurobarometro molto speciale fatto su richiesta del Parlamento questa volta, che prende la misura delle opinioni della gente, insomma, il termometro delle opinioni degli europei sul rispetto dei diritti fondamentali e sulla credibilità dei processi elettorali. In generale, anche qui partiamo con un dato positivo: c'è una considerevole soddisfazione per quanto siano rispettati in Europa in generale i diritti fondamentali, i principi fondamentali, per esempio la libertà e la regolarità delle elezioni. Il 70% dice sì, siamo soddisfatti. Grosso modo altrettanti dicono c'è libertà di espressione, c'è il 65% dice c'è rispetto dei diritti fondamentali, con alcune importanti eccezioni, Romania, Bulgaria e Croazia, che vanno sotto il 50%. 63% dicono sì, c'è libertà di accesso alla politica, 58% abbiamo un sistema mediatico sufficientemente vario e sufficientemente libero. Il 57% dice c'è un rispetto per la rule of law, 57% dice che la partecipazione della società civile ai processi politici è così abbastanza ricca.
e soddisfacente. Poi la percentuale scende quando si tratta di esprimere la fiducia nel sistema dei partiti politici, su quanto questi tengono conto degli interessi degli elettori. Il 40% dice che è insoddisfatto per la lotta alla disinformazione mediatica, quindi i media sono vari e diversi, però c'è molta disinformazione secondo nella percezione dei cittadini. E il 36%, quindi c'è una grande insoddisfazione per l'impegno nella lotta alla corruzione. Questo è il quadro, quello di insieme che emerge da questa prima batteria di domande sul rispetto dei valori fondamentali. Quando si viene proprio nello specifico quanto credano nelle elezioni, emergono delle paure inquietanti. Il 61% si dice preoccupato delle manipolazioni che possono avvenire nel processo elettorale. Il 56% teme ingerenze esterne nel voto europeo. Attenzione, 56%. Il 55% teme compravendita di voti, voti di scambio, e il 52% teme che il voto avvenga sotto coercizione. Quindi, mentre nei principi generali si esprime ma sì, va bene, le nostre democrazie sono solide, quando poi vengono interrogati sulla coerenza del processo, della gestione del processo elettorale, emergono queste grandi inquietudini, preoccupanti inquietudini. Una componente sulla quale questo Eurobarometro ha puntato il riflettore è quella degli utilizzatori di internet, che tra i quali sono probabilmente quelli che parteciperanno più attivamente al voto, perché sono quelli che partecipano, sono quelli che usano internet per informarsi o partecipare attivamente al dibattito politico, sono il 30% della popolazione. Bene, tra questi emerge una sconcertante maggioranza di sfiducia, si legge, scusate, non avevo la traduzione, purtroppo non c'è una traduzione italiana, ma una sconcertante preoccupazione per la disinformazione. Sono il 73% degli intervistati che sono preoccupati per la disinformazione via internet, un'altrettanto grande percentuale che sono preoccupate dell'uso e dell'abuso dei dati personali attraverso internet, e quasi oltre il 50% che è preoccupato dei tipi di censura occulta che possono essere fatte attraverso internet. Quindi c'è una grossa preoccupazione all'interno degli utilizzatori di internet sui rischi legati al dibattito politico, come si può svolgere attraverso internet e social media. Un altro dato interessante, e questo veramente per il legislatore dovrebbe molto pensare, è che tutti costoro esprimono una preoccupazione per il venir meno del presidio alla giustizia elettorale, no? Che è come tutti quei principi cresciuti attraverso il tempo, maturati attraverso il tempo, che sicuramente Salvemi ci aveva pensato a lungo, no? Per rendere fair, per rendere equo l'accesso al voto, insomma, l'informazione sul voto, e poi il silenzio elettorale, tutte quelle regole di per compar condicio più o meno rispettate, imposte ai media tradizionali, che sono saltate con il sistema di internet. Tutti chiedono in qualche misura di immaginare come è possibile ripristinare nell'era di internet una sorta di equità nell'accesso al voto. Quasi finito. Volevo ricordare, per chi non l'avesse scordato, ma vedo che questo pubblico informato sono in pochi, che la partecipazione al voto europeo è drammaticamente bassa, è andata calando nel tempo drammaticamente. Nelle ultime elezioni siamo al 42,6%. Non ci sono indicazioni, riguardate sempre questo Eurobarometro, che ci sarà una grande svolta nella partecipazione. Forse sarà più partecipato perché c'è un grande dibattito, perché sono avvenute delle cose, però anche già nel 2014 erano avvenute delle cose. Quindi di questo
questa partecipazione al voto possa drammaticamente aumentare. Se guardate i dati, non riesco forse a farvi vedere tutta, i dati per paese, la partecipazione al voto per dati paese sono inquietanti. In alcuni paesi, vediamo se riesco a vedere tutta la... no, purtroppo no. Vabbè, comunque c'è... in Slovacchia votano il 13% delle persone, c'è una grande varietà di partecipazione al voto, qua vedete in alcuni paesi come appunto il Belgio c'è un 90% quasi che votano, Finlandia votano il 39%, cioè sono, i peggiori non lo so, purtroppo sono di sotto, non riesco a farvi rivedere, però si trova facilmente sul web questa. Allora, vengo un po' alle conclusioni e ai timori e alla ragione per cui ho iniziato con l'accettazione di Salvini, che ricordo che ha qualche assonanza con quella di Gramsci, l'ottimismo della volontà e il pessimismo dell'intelligenza. Un'opinione pubblica volatile e particolarmente sensibile agli andamenti economici. Una crescita economica in rallentamento e una grande incertezza economica legata a fattori interni e esterni. Situazione di acuta sofferenza in alcuni paesi e in diverse regioni dell'Unione Europea, una probabile bassa partecipazione al voto e paura degli elettori e incognito del voto nell'era di Internet. Questo è il quadro che ho delineato della serie Rimbocchiamoci le mani per evitare il peggio. Okay, grazie. Fenomeno storico di aumento delle disuguaglianze tra le persone
che ha caratterizzato gli ultimi 20 o 30 anni. E quindi ha un'origine di natura prettamente politica, e cioè all'attuazione di misure che nelle società europee hanno aperto molto il divario tra chi ha e chi non ha, tra chi ha patrimoni e chi non ha, con l'effetto dei patrimoni sul benessere che è tornato ad essere quello dell'Ottocento, e fra chi guadagna redditi molto alti e in grande misura ingiustificati e chi guadagna redditi molto bassi. Tutto questo porta anche a una forte contrazione dei servizi pubblici e quindi a un ulteriore disagio delle persone che per esempio trovano problemi nell'accedere come in Italia ai servizi sanitari. Non è solo questo, vi sono anche condizioni internazionali. Viviamo un momento di grandissima trasformazione tecnologica, molto complesso, ma anche per certi versi molto preoccupante. Le nuove tecnologie stanno polarizzando il mercato del lavoro e quindi accentuando quegli effetti, facendo crescere la domanda per chi sa e i redditi per chi sa, cioè per le persone ad elevate competenze, a elevato livello di istruzione, che molto spesso, soprattutto in Italia, sono i figli di persone che già sanno e già hanno competenze, e sta abbassando molto la domanda di lavoro e sta precarizzando moltissimo il lavoro per chi sa poco o non ha possibilità di accesso. E siamo in un mondo iperglobalizzato nel quale la circolazione assolutamente libera dei capitali premia molto chi ha, ancora una volta, e può muoversi tra tassazione e strumenti finanziari, e colpisce invece chi è radicato e bloccato nei luoghi, soprattutto i lavoratori a competenze più basse, che subiscono molto i costi di questa globalizzazione, ne ha parlato anche il professor Coniglio, legati a queste fabbriche che soffrono la concorrenza. Tutto questo non ha a che fare direttamente con l'Europa e con l'Unione Europea, ma ci sono, come dire, alcuni temi che insieme a questi hanno a che fare con l'Unione Europea. In primo luogo, l'Unione Europea ha intrapreso una radicale modifica della sua geografia senza riflettere a sufficienza sulle sue conseguenze. L'allargamento è stato molto, ma molto più importante di quello che viene normalmente considerato, e ha spostato l'asse dell'Unione Europea verso nord-est, rafforzando dunque il mondo tedesco e alcuni dei paesi dell'est, e creando, diciamo, una differenza di opportunità economiche rispetto al sud dell'Europa. Ma il quadro della geografia europea è ancora più complesso, perché città e regioni del nord Europa prosperano molto bene, perché sono città e regioni fortemente in sintonia con l'economia di oggi, piene di persone che sanno, di giovani ad alta qualifica e di imprese innovative. Il nord cresce molto, l'est, perché cresce, è molto competitivo, e rimangono bloccate in una difficile posizione di regioni a sviluppo intermedio, aree come un po' tutta l'Italia, ma soprattutto il centro-sud dell'Italia, che non è innovativo come Amsterdam o Copenaghen e non è competitivo come Bratislava. Come se tutto questo non bastasse, l'Europa è stata presa nel pieno di una grande transizione demografica, per cui nel 2015 per la prima volta la popolazione europea è diminuita da molti secoli a questa parte, nel pieno di questa grande transizione demografica, con una crisi migratoria molto grande che ha provocato degli effetti importanti soprattutto per l'integrazione di questi cittadini che sono venuti da noi, per temi di integrazione religiosa che sono molto importanti, per possibili frizioni che troppo spesso trascuriamo e che invece possono esistere e vanno governate sul mercato del lavoro, da capo fra chi arriva, gli immigrati, e i segmenti più deboli della nostra società, che soffrono più dei segmenti più forti queste frizioni che sono fisiologiche in questi processi, ma ancora poi legata a queste preoccupazioni securitarie pienamente giustificate, perché per fortuna è un po' che non succede, ma l'Europa negli ultimi 10 anni è stata investita da ondate di terrorismo molto grande, e dunque nella mente dei cittadini europei si crea una grande preoccupazione su questi fenomeni rispetto alle quali l'Unione Europea non fa assolutamente niente.
e non vi è consenso fra i paesi e tutte le difficoltà sono scaricate su segmenti della nostra società. Infine, cosa probabilmente più importante di tutti, la crisi finanziaria internazionale del 2008-2009 negli Stati Uniti si è risolta in maniera relativamente rapida, mentre in Europa si è trasformata in una profonda crisi dell'euro e del debito sovrano. Questa crisi dell'euro e del debito sovrano prodotta, ne parlava la dottoressa Carparelli un attimo fa, esattamente il contrario di quello che era presupposto e che serviva al processo dell'euro, cioè la divergenza degli andamenti. La moneta unica è costruita sui presupposti della convergenza tra paesi, cioè di diventare più simili dal punto di vista economico. Quello che abbiamo avuto negli ultimi anni è un forte aumento della divergenza. Rispetto a tutto questo, le politiche messe in campo dal 2011 in poi sono state politiche ossessivamente mirate esclusivamente all'austerità fiscale, che quindi da capo sono state asimmetriche, hanno colpito molto meno i creditori come la Germania e hanno spostato tutto l'aggiustamento sui debitori, cioè sui paesi del sud, che non sono stati più totalmente protetti proprio dall'appartenenza all'euro. Qual era la protezione dell'appartenenza all'euro? Il fatto di pagare tassi di interesse più bassi, ma questo non è più successo, per fortuna è intervenuto Draghi nel 2012, ma come vediamo questo tema si ripropone. E naturalmente i cittadini percepiscono, e non hanno tutti i torti, che molte sfaccettature delle politiche dell'austerità, come dire, hanno protetto più le banche che i cittadini, hanno coperto più grandi interessi europei piuttosto che quelli dei cittadini. E percepiscono molto bene che ormai palese in molte delle azioni europee e in particolare in Italia, che politiche di mera austerità non risolvono e tendono ad autoperpetuarsi, perché austerità molto forte in paesi molto deboli non fa che, deprimendo il PIL, che peggiorare le condizioni della finanza pubblica. Come se tutto questo non bastasse, i cittadini percepiscono anche molto il deficit democratico. I risultati elettorali di ieri in Andalusia sono terrificanti, perché è diminuita ancora molto la partecipazione al voto e il 10% degli andalusi ha votato per un partito neofascista, che è la prima volta che succede in Spagna, che è un paese che ha un ricordo di una dittatura fascista sanguinaria molto più prossimo di quello che abbiamo noi rispetto al fascismo, eppure è rinato ed è stato votato. Percepiscono un grande deficit democratico perché votano ma non succede niente e quindi rivolgono le loro richieste ai loro governanti, ma questi governanti non riescono a intervenire sulle loro vite. Palese il caso della Grecia, che è un paese nel quale la democrazia è stata totalmente commissariata e il voto dei cittadini è stato totalmente inutile, non fosse altro per il referendum del 2015, per il pronunciamento popolare è stato totalmente e dunque i cittadini chiedono meno Europa e più potere nei politici che loro direttamente eleggono. Tutto questo, come diceva anche Antonia Carparelli un attimo fa, ha una grande dimensione anche interna ai paesi, perché queste regioni a medio reddito, queste regioni in difficoltà sono quelle che il bravissimo geografo della London School of Economics Andrés Rodríguez Bosse definisce le regioni che non contano. Ci sono alcuni pezzi di Europa che soffrono molto di più, che vedono diminuire i posti di lavoro, non vedono futuro per se stessi e per i propri figli e dunque soffrono particolarmente ed esprimono atteggiamenti politici e voti di fortissima protesta. Come tutti sappiamo, la Brexit c'è per questo fenomeno, e cioè perché il nord dell'Inghilterra, che è l'area più pesantemente colpita dalla crisi, ha votato massicciamente per uscire dall'Unione Europea, confidando in una ricetta del tutto sbagliata, ma che era l'unica ricetta accettabile per chi voleva votare contro. Ma la stessa cosa succede nel nord-est della Francia,
La stessa cosa succede in Germania Est, dove l'economia va discretamente, ma un partito molto, sì, molto vicino, un partito neonazista, continua ad avere moltissimi punti. In tutto questo, imprenditori della politica lucrano su questi fenomeni e costruiscono le proprie fortune sull'abbandono delle tradizionali famiglie politiche e offrono al rancore e alla rabbia il nemico da colpire. In Italia sono i neri, sono gli immigrati, sono i musulmani, cioè persone diverse da noi che sono la causa di tutti i nostri problemi e chiamano a isolarsi e ad inserrarsi nelle proprie cittadelle tutti uniti contro un nemico comune. Prima gli italiani, si dice, e poi chi viene da noi, anche se in realtà, come scopriamo nelle proposte di politica economica, siamo sempre più tradizionali prima in Lombardo, Veneto e poi gli altri italiani, ma qui siamo in temi di politica economica interna italiana che non ci sono. Tutto quello che unisce tutti questi fenomeni è che l'Europa è il nemico. Tutto quello che unisce tutti questi movimenti e tutti questi sentimenti è che un nemico comune è individuato nelle istituzioni e nella costruzione europea. La risposta a questi fenomeni così complessi e di straordinaria debolezza. Innanzitutto le istituzioni europee si presentano con personalità politiche di profilo molto basso e di bassissima credibilità. Abbiamo avuto un pessimo presidente della Commissione europea che il giorno in cui ha finito si è andato a impiegare con uno stipendio da sogno in una grande banca per affari internazionali ed è stato sostituito dall'attuale presidente che aveva tutta un'attività di primo ministro del suo paese, del Lussemburgo, tutta giocata su giocare sporco attraverso sconti fiscali alle imprese perché investissero nel suo paese piuttosto che negli altri paesi. Questi sono i leader che proponiamo. Attraverso questi leader proponiamo una strategia che è quella di prendere tempo, di lasciare decantare le cose, che invece le fa aumentare molto di più. E raccontiamo ai cittadini che loro non capiscono, perché siamo noi quelli che sappiamo come vanno le cose. Loro semplicemente non capiscono, vanno educati, vanno accompagnati, perché noi siamo gli esperti, noi siamo quelli che vedono come vanno le cose, come devono andare le cose, e dunque sì, i cittadini giustamente, come dire, reagiscono a questa impostazione. Infine, usiamo l'ultima carta, cioè che non c'è alternativa, che è la carta peggiore di tutti, perché i cittadini rancorosi e arrabbiati si arrabbiano ancora di più se intanto tu gli dici che non c'è alternativa e che devono semplicemente aspettare riforme del funzionamento dell'Europa, della zona euro, che non si attuano mai. Processi sulla gestione dei migranti, assicurazione contro la disoccupazione, rilancio degli investimenti pubblici, sono temi sull'agenda da 5, 6, 7 anni che non arrivano mai a compimento. Dov'è il punto? Il punto è che questa protesta, questo rancore, questo disagio ha radici e cause che vanno rispettate e comprese, ma non propone alcuna soluzione possibile. Cioè, come dire, l'avversario sovranista è nudo perché è esclusivamente capace di soffiare, di alimentare questo rancore, ma non indica alcuna risposta. E dunque è molto pericoloso perché alimenta questi processi, ma non offre alcuna risposta perché le risposte del sovranismo, del nazionalismo e dell'isolamento sono risposte che non possono che peggiorare la situazione in cui tanti europei, perché in realtà, e vengo alla seconda parte del mio intervento che sarà più breve della prima, come dire, i motivi che sono alla base del progetto europeo e dello stesso progetto dell'euro proprio in questa situazione sono ancora più forti, semplicemente che vanno, come dire, non solo riraccontati, ma anche rivisti profondamente. Proviamo, come dire, e qui vengo a dirvi alcune banalità, a ricordarceli tra di noi. Innanzitutto, la circostanza che da 73 anni non c'è guerra nei paesi dell'Unione Europea è un unicum storico, che noi diamo per scontato.
salvo poi vedere che in un paese molto avanzato e molto vicino come la Jugoslavia vi è stata una guerra terribile negli anni 90 e che appena fuori dai confini dell'Unione Europea la situazione tra Ucraina e Russia è molto grave. Bisogna stare molto attenti al nazionalismo e al sovranismo. Leggetevi quelle pagine meravigliose di Stefan Zweig che racconta come erano allegri i viennesi quando vedevano le truppe marciare verso la guerra del 1914, perché anche allora, dopo 44 anni di pace, la guerra sembrava totalmente inconcepibile in Europa, e dunque lo stare insieme, il discutere fino a sfinirsi, il litigare fino a sfinirsi in una casa comune, è molto molto importante, è ancora più importante oggi, perché il mondo è molto cambiato in maniera più abbiamo una superpotenza non democratica, è molto inquietante nel suo funzionamento interno, che è la Cina. Abbiamo un'altra potenza assai inquietante, molto anti-europea, che è la Russia, e abbiamo delle dinamiche estremamente preoccupanti all'interno degli Stati Uniti. E dunque, come dire, stare insieme non è soltanto un'esigenza di stare bene insieme noi, ma è anche un'esigenza di contare a livello internazionale, sia perché alcuni temi si possono risolvere solo in quella sede. Pensate al clima e al Mediterraneo e alle posizioni terribili dell'amministrazione americana e alla necessità di stare insieme per proporre queste, ma anche per, come dire, provare a contare qualche cosa in questo mondo. Stare insieme, anche qui lo diamo per scontato, in maniera democratica. Cioè non ci dimentichiamo che ancora pochi decenni il Mediterraneo era pieno di dittature, la Grecia, il Portogallo e la Spagna, che sono uscite da queste dittature in maniera molto rilevante perché c'era l'approdo europeo che chiedeva loro di essere democratici. Pensate, soprattutto noi che stiamo a Bari, a che cos'era il Montenegro, a che cosa potevano diventare i Balcani senza avere, diciamo, questo fortissimo richiamo dell'ingresso in Europa, che in un paese vicino, complesso come l'Albania, che tu conosci molto bene, è stato decisivo nel processo di questo paese. Ma pensate anche alla circostanza che oggi, se non vado errato, in Europa accade una cosa terribile, cioè che un governo chiude un'università, cosa che sta avvenendo a Budapest. E nei mesi scorsi è successa un'altra cosa terribile, che un governo ha licenziato i giudici della Corte Costituzionale, come è successo a Varsavia. E in tutti questi casi è l'Europa che si sta facendo sentire, con tutte le sue debolezze, attraverso la Corte di Giustizia, attraverso una pressione a difesa dei nostri amici europei, ungheresi e polacchi che sono in questo paese. Non diamo per scontato queste vicende. Tra l'altro, la crisi demografica dell'Europa e le sue dinamiche sono lì per restare. Noi diventeremo ragionevolmente, per quanto la demografia si può proiettare nel futuro, diciamo nei prossimi 20 anni, un continente molto più anziano, molto più bisognoso di un riequilibrio demografico, e dunque, che piaccia o meno, la politica migratoria europea è una politica fondamentale per il nostro paese, e per la nostra Europa, una politica di governo dell'immigrazione, di accoglienza degli immigrati, non buttarli per strada come abbiamo fatto ieri in Italia chiudendo i centri in cui decentemente li tenevamo, ma buttandoli letteralmente per strada, e inserimento. Tutto questo è difficile ed è molto difficile farlo a livello di paesi. Si può sbandierare le corvette e le navi che chiudono, ma come dire, significa chiudere le porte quando arriva una tempesta e ignorare quali sono i veri problemi. Infine, non ci dimentichiamo chi siamo. E da dopo ancora 4 minuti che finisco, chi siamo? Noi siamo un paese che ha vissuto non molti decenni fa un lungo periodo di autarchia e protezionismo che ha profondamente impoverito di chiusura delle migrazioni. Diciamo, la cultura fascista dell'autarchia e del protezionismo ha colpito fortemente questo paese e in particolare il Mezzogiorno. L'integrazione internazionale è faticosa, va governata, è un processo che non è rose e fiori, ma sappiamo dalla storia italiana, sappiamo dalla storia europea degli anni 30, sappiamo dalle enormi difficoltà dell'America Latina del secondo Novecento, che il protezionismo e la chiusura
è una strada che porta i paesi verso livelli di benessere dei suoi cittadini molto molto inferiori di una politica di collaborazione. E poi, in un mondo iperglobalizzato, nel quale i movimenti di capitali sono totalmente liberi e si è abbandonata, diciamo, la saggezza di Bretton Woods nella costruzione regolata del mondo occidentale, un paese solo, come un'Italia con la sua liretta, sarebbe di una debolezza straordinaria. Chi può dimenticare che nel luglio del 1992 questo paese stava fallendo, perché con tutta la sua sovranità e con tutto l'oro della Banca d'Italia stava per essere spazzato via dalla speculazione internazionale. Anzi, nel 73. E dunque, nel 73 prima, ma ancora, diciamo, nel 92, con una situazione ancora più grave. E dunque, come dire, stare insieme, difendersi insieme, è un enorme sostegno che viene dato alla nostra economia. E d'altra parte, stare insieme, ed è la storia dell'Unione Europea che ce lo racconta, è molto difficile. La costruzione europea è un fenomeno talmente unico nella storia dell'umanità che è difficile da valutare, ma tuttavia quello che abbiamo imparato è che stare insieme richiede regole comuni, e stare insieme con il libero movimento delle persone, con il libero movimento delle merci, richiede degli accordi di cambio. D'altra parte, sovranità monetaria. Ma che sovranità monetaria abbiamo avuto nel periodo in cui l'Italia era più forte, cioè dalla fine degli anni 40 al 71? La sovranità di stare in un accordo a cambi fissi, che ha fatto del nostro paese, da un paese che usciva dal fascismo e arretrato, un paese molto forte. E dunque, come dire, la sovranità monetaria, il battere moneta, è un principio molto forte se andiamo molto indietro del tempo, ma non è un principio novecentesco. Naturalmente questo non significa, e qui è l'errore a mio avviso più grave di comunicazione, e mi avvio a terminare, che, come dire, le attuali regole di politica economica europea siano strettamente e indispensabilmente legati all'euro. Dove c'è la grande debolezza della discussione politica è che si fa questa equazione tra euro e austerità, che non è scritta, che rileggetevi i libri meravigliosi di Tommaso Padoa-Schioppa sulla costruzione dell'euro e su quello che significa. E dunque, come dire, si sta in un club insieme, anche se si è capaci di difendere le proprie posizioni, cosa che l'Italia, non negli ultimi tempi, ma da molto tempo a questa parte, non è capace di fare, perché è evidente a tutti che solo da dentro si può condizionare la Germania. Diceva bene prima Piero, gli inglesi si stanno rendendo conto che la loro apparente maggiore sovranità è una sovranità molto minore, perché saranno oggetto di queste regole senza poterle minimamente condizionare. Ma se le volete condizionare, bisogna stare in Europa da protagonisti e non con il cappello in mano. Anche perché, ultimo elemento, la circostanza secondo le quali le debolezze dell'economia italiana e il nostro basso tasso di crescita dipendono dall'euro non ha la minima sostanza scientifica. Le debolezze dell'economia italiana vengono da molto lontano, vengono in un grande, enorme debito che abbiamo accumulato e sul quale paghiamo interessi che sarebbero immensamente più alti se fossimo un paesello da solo del Mediterraneo, e vengono soprattutto dal fatto che negli ultimi 20 anni questo paese non ha investito. Non ha investito in istruzione, non ha investito in formazione, non ha investito in ricerca e non è capace di competere. E dunque, come dire, i nostri cari amici sovranisti ingannano profondamente i nostri cittadini dicendo che la colpa è di... Certo, l'austerità non ha aiutato particolarmente, ma le grandi difficoltà del nostro paese sono molto precedenti e si risolvono come? Si risolvono con Europa 2020, e cioè tornando a prendere sul serio quella strada comune che i paesi europei si erano segnati e che è stata molto messa da parte
con il venire fuori di questa austerità estrema. Riguardatevi Europa 2020, riduzione della povertà, riduzione dell'abbandono scolastico, aumento dei laureati, riduzione delle emissioni, aumento delle energie alternative, che è esattamente il programma di governo bipartisan che serve all'Italia. L'Italia ha un futuro solo nell'Europa, in questo insieme di valori, in questo insieme di culture su cui siamo profondamente radicati, in questo insieme di politiche che possiamo fare con tutte le difficoltà del caso soltanto in questa cornice. Questo è quello che io penso. Grazie. Nell'attesa di fornire a Berignazzi la prossima incontro la palla a dentro per decifrare al futuro dell'Europa, gli chiediamo frattempo di raccontarci gli scenari tra partiti nazionali e alleanze transnazionali verso l'elezione europea. Sostenevano invece l'importanza di un ruolo dello Stato in alcuni punti fondamentali
qual era soprattutto quello dell'educazione. L'educazione dovesse essere affidata alle strutture statali e non più lasciata agli tecnici. Questo è uno degli esempi. L'altro esempio molto più noto ovviamente è quello della frattura di classe tra proletariato e proprietari di mezzi di costruzione, che ha portato ovunque a partiti socialisti da un lato e dall'altro lato sempre le componenti, diciamo, degli establishment tradizionali, vale a dire liberali e conservatori. Vi sono altre due fratture un po' diverse, eccetera, meno importanti, ma insomma, queste sono le due grandi fratture che hanno un po' disegnato il panorama politico-partitico in tutta Europa. Negli ultimi anni si è discusso molto, in realtà, questo schema così classico, ovviamente tutti i politologi volevano cercare di aggiustarlo, modificarlo, inserire le novità, eccetera, sono molti che hanno tentato di dire no, adesso c'è una cosa nuova, adesso c'è una cosa nuova, eccetera. I verdi, sono arrivati i verdi, ecco, c'è una nuova frattura di carattere post-industriale, in realtà no, in realtà questo non ha dato vita, in realtà una grande, certo, sono nati i partiti verdi, grande, grande novità, l'unica vera grande novità della politica europea fino agli anni 2000, nasce dai partiti verdi ovunque in tutta Europa. Certamente alla fine, in 20 anni del secolo scorso, hanno dato vita a una nuova famiglia politica, prima non esisteva, con tratti comuni, con elementi identificativi, e la famiglia politica ecologista, verde ecologista, è stato uno dei grandi fatti nuovi della politica di fine Ottocento. Però questo non ha sconvolto tanto gli allineamenti, perché questi comunque stavano a parte, stavano a sinistra. Quello che invece in realtà insomma, erano elementi che potevano, si potevano trovare già in altre componenti storiche, in realtà. Quello che invece è cominciato un po' a delineare la possibilità dell'emergere di nuovi partiti che non si riconoscessero più, che stessero da un'altra parte sostanzialmente, ecco, da un'altra parte, che non fossero più riconducibili o assimilabili da una parte o dall'altra, no? Questo è avvenuto quando la divisione non è più stata una divisione in Europa su interessi, ma una divisione di carattere culturale. Sostanzialmente una divisione che passa tra identità, tra difese di identità e accettazioni cosmopolite. Tra apertura e chiusura, per dire un termine molto grezzo, cioè proprio per elemento, chiarezza e discussione, ma questa è un'altra, è veramente una faglia che si è aperta nel continente e che ridisegna in realtà, che ridisegna un po' il panorama, perché non tutti quelli che stanno dalla parte dell'apertura in realtà condividono altri aspetti di tutti di partiti tradizionalmente di sinistra, così come non è vero che tutti quelli che difendono gli elementi di identità stanno tutti con le componenti di tradizionali conservatrici. Quindi è qualcosa che si aggiunge, squilibria e interseca il vecchio sistema. Ed è quello che stiamo assistendo in questi tempi. E per questo nascono nuovi movimenti che sono di difficile collocazione. I tre più importanti che sono nati negli ultimissimi anni sono tutti su posizioni difficilmente classificabili. Podemos, Movimento 5 Stelle, la Repubblica Marche. Tre movimenti che soprattutto i primi due, soprattutto il Movimento 5 Stelle, che non si affermano con gli strumenti tradizionali. E quindi hanno vinto poi una serie di misinterpretazioni, di difficoltà di interpretazione, perché cose nuove. Se non hai gli occhiali adatti rischi di vedere deformato. E tutti e tre in gradi diversi, se vogliamo dire, in grado di novità, certamente il Movimento 5 Stelle sta al punto più alto, poi viene Podemos, poi viene la Repubblica Marche, come elementi di innovazione tematico-organizzativo. E parliamo non di piccoli movimenti, perché quando ho parlato dei verdi, però, sicuramente che sono in pochissimi casi e in pochi
soltanto Napoli, e qui parliamo invece di movimenti, in particolare due, che hanno importanza, ovviamente la Repubblica Marcia ancora più importante, perché poi ha avuto le elezioni presidenziali, ma in termini numerici, il Movimento 5 Stelle è ancora più importante, e poi. Quindi il panorama sta cambiando, Questo cambiamento non è stato pienamente recepito dalle istituzioni europee. Siamo ancora in una fase un po' tradizionale. Allora, qui rientro un po' in quello che volevo dirvi, sarò però più breve perché evidentemente non posso andare lungo su questo, perché una delle cose più affascinanti della politica a questo punto delle istituzioni europee è che nel Parlamento europeo navigano 150 partiti diversi, cioè praticamente siamo in un oceano in cui vi è una enorme, quindi abbiamo un grande numero di partiti politici che straordinariamente si riassumono in pochi gruppi. Il Parlamento europeo è un fenomeno unico, l'ho detto tante volte, lo vediamo ancora una volta, non esiste nulla di simile, vale a dire una rappresentanza politica, partitica, sovranazionale. Tutti gli organismi internazionali hanno rappresentanti delle nazioni, il Parlamento europeo non ha rappresentanti delle nazioni, ma rappresentanti delle espressioni politiche delle varie nazioni che si mettono assieme per affinità politica. Quindi è un fenomeno assolutamente unico e straordinario. E ancora più straordinario, a mio avviso, è la capacità di aggregazione che ha avuto il Parlamento europeo. Il Parlamento europeo nasce come assemblea. Assemblea parlamentare non elettiva, quindi venivano nominati dai vari parlamenti nazionali, rappresentanti a Strasburgo, fino al grande passato, nel 1979, quando per la prima volta invece gli elettorati dei vari paesi europei eleggono il Parlamento europeo. È un passaggio importante. All'inizio l'Assemblea di Strasburgo rappresentava le tre grandi tradizioni politiche, le tre grandi famiglie politiche europee, la cristiano democratica, la socialista, la liberale. Poi quando entrarono i conservatori, si dovette fare spazio per loro, i conservatori non potevano certo andare con i papisti, vale a dire con la famiglia cristiana democratica. Però le cose sono evolute. Perché chiaramente alla fine ci sono state alcune tendenze di convenienza, alcuni matrimoni di convenienza. Infatti nel Parlamento europeo non abbiamo più un gruppo che si definisca cristiano democratico, abbiamo il Partito Popolare Europeo, il gruppo del Partito Popolare Europeo. E i nomi hanno senso. Perché Partito Popolare Europeo? Perché in questo modo si fa deperire il connotato confessionale. Facendo deperire il connotato confessionale si apre la strada per l'ingresso di altri. E quindi, per esempio, i conservatori britannici alla fine entrarono per un certo periodo, sono usciti, eccetera, sono sempre un po' poi irrequieti, quando devono entrare nelle cose europee, sono sempre a disagio, infatti si è visto. Due anni fa, quanto disagio aveva. E io qui vorrei andare subito, perché non voglio tenere troppo tempo, un pasticcio, vediamo se con questo che faccio. Vado avanti con gli uomini Mac che quando si trovano di fronte a queste cose.
cose non sempre un po' in crisi. Allora, qui vedete una, vediamo che però qui sia ancora sul vecchio file, ma non importa. Qui vedete le recenti trasformazioni dei vari gruppi, e questi sono i gruppi che oggi abbiamo nel Parlamento europeo. Quelli di tradizione cristiano democratica, oggi sono appunto il Partito Popolare Europeo, quelli di tradizione socialista, che sono il Partito Socialista Europeo, di tradizione liberale, che ha preso oggi il nome dell'Alleanza Liberale Democratica d'Europa, le sigle sono in inglese perché questa poi è un po' la classica dizione che viene adottata. I conservatori, cui certamente sono parte dei conservatori più una serie di altri partiti minori in giro per l'Europa, la sinistra radicale, la sinistra radicale che poi è la Nordic Green Left, questo acronimo che unisce i vari gruppi radicali, insomma SEL in questo caso era il perfetto esempio di quello che voleva essere l'aggregazione europea delle forze radicali di sinistra, radicali ma anche comuniste. Poi ovviamente i verdi va da sé, gli elementi e poi i nazionalisti che sono sia in questo caso scendere un po' nella cosa, perché poi al di sotto abbiamo anche gli euroscettici. In questo panorama vi è sempre stato una sorta di condivisione di obiettivi dei tre grandi partiti, gruppi, tanto partiti europei, gruppi parlamentari europei tradizionali, vale a dire un orientamento comune tra cristiano democratici e poi popolari, socialisti e liberali. Perché? Per due ragioni di fondo. In primo luogo perché il Parlamento europeo ha svolto nel corso degli anni una attività costante per guadagnare più spazio e più potere. Sapete che il Parlamento europeo non ha un potere di iniziativa legislativa da solo, però ha conquistato già molti poteri di bilancio, poter indicare il Presidente della Commissione, piano piano, passo passo, ha rosicchiato un po' di potere. Il Trattato di Lisbona è stato un passaggio importante in questo, ma nella storia in effetti è tutto un processo incrementale nella capacità del Parlamento europeo. Cioè, il sistema politico dell'Unione Europea non è ancora paragonabile al sistema politico democratico. Questo no, siamo ancora per lontani. Ma siamo ancora più lontani da questo per il semplice fatto che abbiamo anche 28 elezioni nazionali, abbiamo un'elezione europea e abbiamo sistemi elettorali che con un grande sforzo piano piano sono andati armonizzandosi. Addirittura la Gran Bretagna alla fine per l'elezione europea adotta un sistema di tipo proporzionale, una modalità di tipo proporzionale da qualche legislatura per l'elezione dei deputati del Parlamento europeo, anche la Gran Bretagna ci fa lo sforzo, però non c'è un sistema elettorale. Ne ci sono, a parte alcuni tentativi che sono stati fatti anche nell'ultima elezione, delle liste transnazionali. Quindi c'è ancora molto da fare, ma ci sono le condizioni da fare. Ci sono le condizioni perché sono soprattutto in quello che dicevo prima, vale a dire nel fatto che tutti questi 150, 170 partiti si raggruppano in questi 8 gruppi. E quindi linee comuni si trovano, e se si guarda alle comportamenti di voto dei vari parlamentari nel Parlamento europeo, c'è un livello di coerenza, un livello di disciplina che è abbastanza significativa. Quindi vi sono in questo caso non dal basso, ma ritornando contendo una storia della politica, ma dall'alto, cioè dalle istituzioni, potrebbero essere promossi degli elementi, dei percorsi di maggiore integrazione tra i partiti europei. Ma io
Vabbè, qui vedete un po' la storia della varia, che è un po' le vicende della politica nel continente europeo, per dire l'iniziale, soprattutto il periodo d'oro dei socialisti, della fine degli anni 80, inizio anni 90, poi ovviamente a seconda degli interessi di vari paesi, volta a volta entravano nelle dimensioni più o meno importanti dei partiti, ma come entra l'Austria, come entra la Svezia, cioè entrano grandi partiti socialisti, quindi i partiti socialisti ne traggono vantaggio, e quindi c'è stato prima un dominio, prima un vantaggio del Partito Socialista, poi a partire dal 99, come vedete, soprattutto con la intelligente politica di aggregazione da parte del Partito Popolare Europeo, cui ha sempre più slargato i suoi contorni ideologici per far entrare un numero maggiore di partiti, abbiamo un predominio del Partito Popolare Europeo. E gli altri sono un po' ancillari, come vedete, dal punto di vista delle dimensioni. Il rosso, cioè, non si legge benissimo, insomma, il rosso vuoto sono free comunisti, poi la Green Left Alliance, il rosso sono i socialisti, i verdi sono i verdi, va da sé, poi abbiamo i gialli che sono i liberali, più significativo il gruppo dei gialli, gli azzurri i popolari e i blu sono gli euroscettici e i conservatori. E poi gli altri euroscettici quelli in fondo. Questo andamento, come dicevo prima, non ha però perturbato quello che era l'impronta iniziale del lavoro all'interno del Parlamento europeo, vale a dire la cooperazione delle tre grandi gruppi. E il Parlamento europeo è andato avanti sempre con una forte cooperazione tra i grandi gruppi, quindi una sorta di grande coalizione allargata. Perché? Ragione che dicevo prima, ottenere sempre più potere nei confronti delle altre istituzioni europee, nel Consiglio in particolare, il Consiglio, quindi una difesa corporativa, diciamo, ma in caso una difesa istituzionale delle istituzioni, cercare di far aumentare il peso delle istituzioni nei confronti delle altre istituzioni, quindi bisogna essere uniti per confrontarsi con gli altri, e in secondo luogo perché, diciamo, la tecnicalità di tanti provvedimenti che venivano discussi, anche regolamenti, tante direttive che venivano adottate e discusse dal Parlamento europeo, erano tali da non costituire un grande elemento di dissidio. Questo è vero fino a un certo punto, cioè vero fino agli anni 2000. Dalla fine del 99, dalla fine del 99 in poi, si assistono sempre maggiore politicità della vita politica del Parlamento europeo. Vale a dire, i conflitti diventano sempre più forti anche all'interno della grande coalizione tra socialisti e conservatori. Diciamo che l'elemento tradizionale ideologico che separa in patria questi due gruppi ha incominciato a incidere sempre più fortemente e a rendere sempre più difficile questa. Tutto questo non ci può far preludere che faccio due previsioni e scommetto il caffè con tutti sulla prima. Vale a dire che il tasso di partecipazione elettorale questa volta sarà superiore a quello della prima volta. Secondo me la politicizzazione della questione europea in questi ultimi anni, negli elettorati di tutta Europa, è tale per cui alle elezioni europee secondo me ci sarà un tasso di partecipazione maggiore. I temi saranno più presenti, l'Europa è diventata un tema di dibattito a livello nazionale, non è più solo un tema per esperti, è un tema cui si parla al bar, se ne parla come si parla al bar di tutte le altre questioni nazionali, cioè con le visioni, le improvvisazioni, gli stereotipi, quello che volete, ma se ne parla, mentre non se ne parlava tempo fa ed era una cosa che andava bene o male, ma così, molto, molto nel retrovisivo. Adesso se ne parla in tutti i paesi e molto probabilmente questo sarà quindi un tema
che solleciterà un numero maggiore di debitori. Io faccio questa scommessa. La seconda è che, nonostante una maggiore politicità del conflitto nelle istituzioni europee, non ci sarà una separazione destra-sinistra, una divisione destra-sinistra. La divisione destra-sinistra non romperà l'accordo tra socialisti e popolari e partito popolare. Non lo romperà perché? Beh, perché ci sarà la percezione, in questo caso, non tanto della difesa del Parlamento nei confronti e un rafforzamento del Parlamento nei confronti delle altre istituzioni, ma una difesa dell'Europa nei confronti degli euroscettici di varie regioni. Tra l'altro, credo che finalmente sia finita quella storiella cui ci hanno riempito le cronache per un po' di tempo di un Parlamento europeo dominato dai sovranisti, cosa che insomma, fa ridere, semplicemente sorridere. Ho capito che potessi inventare una storiella di questo genere, che su un Parlamento di 751 dovrebbe essere nel prossimo, 751 membri avremo un numero fisso, se è molto saranno 70 membri dei cosiddetti sovranisti, anche perché sono forti soprattutto laddove sono pochi abitanti. Il fatto che in Ungheria siano tutti sovranisti, intanto il Parlamento europeo ne è molto lunghi, quindi non credo che ci saranno questi grandi confinamenti. Io tutto sommato fermarmi qui, perché ci sono alcune cose un po' più particolari. Qui per esempio vi sono, tanto per dire, quali sono i maggiori gruppi parlamentari, i maggiori partiti dei vari paesi che aderiscono ai gruppi parlamentari, che sono composti, che sono poi bastioni, come vedete Forza Italia, quando aveva ancora un suo senso, era uno dei partiti più importanti del Partito Popolare Europeo, che ha impiegato un percorso prima di arrivarci. Ovviamente il PD era il più grande partito dei socialisti europei, dei socialisti democratici, adesso vengono chiamati, proprio in onore al Partito Democratico, ed era uno dei bastioni dei socialisti. Sui liberali probabilmente avranno un grande sconvolgimento, perché i liberali tedeschi non godono in buona salute, non parliamo di quelli inglesi che sono affondati, il modello praticamente sì esiste, ma come gamba corta del macronismo in Francia, probabilmente però saranno alimentati dal partito di Macron, sempre che non voglia dare vita ad un altro movimento, sempre che abbia il successo che una volta gli arrideva e che forse domani non gli arriderà più. I verdi, chiaramente i verdi tedeschi sono sempre stati un punto di riferimento, i verdi francesi di cui non esistono quasi più, e neanche quelli inglesi, però da qualche altra parte emergono soprattutto in Belgio, in Svezia e in Austria. Poi ci sono i conservatori inglesi e il partito degli fratelli Kaczynski in Polonia e il nuovo partito un po' autonomista e un po' euroscettico, qual è quello vecchio del nuovo. Poi a sinistra, ovviamente amiche tedeschi, Sinistra da sé, quello che sarà in Italia, vedremo. Poi c'è questo gruppo strano, qui vedremo cosa succederà ai 5 Stelle, che hanno fatto, come vi ricorderete, quell'oscillazione curiosa in cui, presentandosi al Parlamento europeo con un'agenda molto più euroscettica di quella che hanno oggi, porta il referendum sull'euro, eccetera, tutte quelle cose, e si sono approvati ovviamente con un altro gruppo euroscettico per definizione, non di estrema destra, ma euroscettico, che era UKIP,
e qui dove andrà il Movimento 5 Stelle, è un bel interrogativo. E poi dopo la destra, autonomista sovranista, in confronto nazionale Lega Nord, sarà una forma insieme al partito austriaco, all'FPO austriaca, i punti di riferimento. Questi alcuni elementi del quadro. La cosa che volevo segnalare, chiudendo ancora questa breve presentazione, è che qui ci sono soltanto alcuni dei partiti maggiori, ma la lista è praticamente infinita, perché grazie al fatto che le elezioni sono quasi tutte fatte con un sistema proporzionale, e quindi è facile accedere. Grazie al fatto che le elezioni europee sono definite in termini tecnici elezioni secondo ordine, cioè non sono considerate le elezioni di primo ordine come quelle per il Parlamento, sono quindi elezioni dove normalmente gli elettori votano per partiti votano più frequentemente e più favorevolmente per partiti diversi da quelli che votano, sia per virgolette mandare un segnale, sia per esprimere in realtà un cambiamento di alleanze, di affiliazioni, quindi per esprimere un percorso diverso per le future poi elezioni nazionali, e sia perché non sono considerate delle elezioni così importanti, si può votare liberamente, tranquillamente, anche per qualche simpatia passeggera, visto che non è in gioco il governo nazionale. Questa considerazione ovviamente diminuisce sempre di più perché sono in gioco molte altre cose, non è ancora diventata coscienza collettiva, ma chiaramente sempre più importante vengono considerate le elezioni europee. Quindi, per queste considerazioni entrano nel Parlamento europeo molti partiti, molti piccoli partiti, e quindi c'è una frammentazione straordinaria che tuttavia si ritrova. La mia previsione è che avremo un Parlamento europeo non troppo dissimile a quello che vedevamo nelle ultime elezioni, e avremo ancora una volta una cogestione tra i grandi gruppi e forse addirittura allargata anche ai Verdi, che probabilmente potranno essere invece la sorpresa di queste elezioni, per tutte le considerazioni che facevo appena adesso e che in questo caso possono essere un elemento di traino, novità importante per il Parlamento europeo. Grazie. Un santino, ma un ancora del presente, e questo è il nostro momento. Grazie a tutti.